Gentili telespettatori, un buon pomeriggio da Emilia De Simone. Ci troviamo sulle piste da sci di Campolongo, sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Territorio caratterizzato da boschi e pascoli, con altitudini tra i 1000 e i 2350 metri. Terra ospitale, ricca di storia, situata ai confini tra Veneto e Trentino. Immersi in un ambiente naturale, incontaminato e da favola, per commentare insieme a Stefano Mappa, responsabile della comunicazione e marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento, l'edizione sprint dei campionati italiani di sci orientamento. Buon pomeriggio Emilia, ed un saluto a tutti i telespettatori. Nel confermare quanto da te detto in merito alla bellezza dell'altopiano, mi permetto di aggiungere che Asiago e un po' tutto il Veneto rappresenta un territorio dalle grandi tradizioni orientistiche, da sempre in prima linea nell'ospitare grandi eventi a carattere nazionale ed internazionale. Non a caso nel 2004 è stata location dei mondiali Master, nel 2014 insieme al Trentino farà da palcoscenico ai campionati mondiali assoluti di corsa orientamento, evento che porterà sui territori interessati alla manifestazione migliaia di atleti da tutto il mondo. E su queste suggestive immagini andiamo ad ascoltare ai microfoni dell'addetto stampa della Federazione Italiana Sport Orientamento Pietro Illarietti, uno dei rappresentanti del territorio che ha fortemente sostenuto l'organizzazione di questo evento sportivo, il consigliere con delega allo sport del Comune di Rozzo, Aldo Pellizzaro. Aldo Pellizzari è l'assessore allo sport del Comune di Rozzo, un comune che accoglie i campionati italiani di sci orientieri. Sì, benvenuto a tutti, chiaramente, e soprattutto alla federazione vostra che ha organizzato questi campionati in questa piana meravigliosa. Siamo molto orgogliosi di ospitare questo evento che per noi comunque, oltre ad essere una novità, ma è anche una continuità con esperienze già fatte in passato. E ecco, siamo sorpresi anche della accoglienza che ci ha fatto questa neve qui, che sta arrivando proprio in questi momenti qua, al momento delle premiazioni. Sembra fatta apposta, sembra organizzato proprio bene, quindi molto felici e un caldo benvenuto a voi che avete organizzato. Ecco, Asiago che comunque è un territorio che ha vocazione orientistica. Nel 2014 qua si terranno i campionati mondiali di corso orientamento, migliaia di atleti attesi. È un'occasione che sicuramente sarà un bel cantiere da preparare e sarà da coinvolgere soprattutto tutte le altre amministrazioni, tutti gli 8 comuni dell'altopiano, come adesso con i campionati master che si è fatto. Si vede che è un lavoro preparato da tempo e che coinvolga tutte le amministrazioni e tutte le categorie darà dei risultati sicuramente ben positivi, perché vedendo il posto e vedendo che siamo organizzati per fare questo tipo di eventi, ecco, credo sicuramente sarà un successo. Lo sci orientamento è uno sport che ha impatto zero e che sposa in pieno la causa ambientale. Assolutamente, questo è uno sport che coinvolge lo sci e tutta quella parte di disciplina che riguarda appunto dell'orientamento, e quindi muove soprattutto quello che è la parte del cervello che ha bisogno di svilupparsi di più adesso in questi tempi che siamo tutti abituati col tom-tom girare, cerchiamo la via vicino a casa con il navigatore o con il computer o con il telefonino. Questa è una disciplina che è veramente meravigliosa da questo punto di vista. Ci auguriamo, aspettiamo che i nostri sci club e le nostre scuole qui locali apprezzino e facciano scuola di questa esperienza. Ecco. L'orienteering quindi trova nella natura il suo principale palcoscenico, permettendo lo sviluppo del senso ecologico, fatto di conoscenza, rispetto ed amore per la natura. Ed allora, prima di iniziare a commentare le immagini di questi campionati italiani, cerchiamo di conoscere meglio i valori di questo sport con una scheda preparata dal collega Andrea Fusco. L'orienteering è uno sport che si svolge in ambiente naturale e unisce capacità psicofisiche. Può essere vissuto come sport agonistico oppure semplicemente a livello escursionistico amatoriale, da soli o in compagnia, al solo scopo di stare all'aria aperta e immersi nella natura. Come dice lo slogan Orienteering, la natura ti corre accanto. L'orienteering ha anche un'importante portata educativa per la compresenza di impegno fisico ed intellettuale, che incrementa parallelamente le funzioni cognitive e lo sviluppo fisico-motorio.
L'ambiente naturale in cui si svolge questo sport permette inoltre lo sviluppo del senso ecologico, fatto di conoscenza, rispetto ed amore per la natura. Si tratta di una pratica sportiva che permette in particolare di esaltare valori come il rispetto delle regole, la valorizzazione della strategia, la socialità, la concentrazione, l'integrazione e l'impegno. Stefano, torniamo sul campo gara per parlare di questo importante appuntamento del 2013 dello sci targato Federazione Italiana Sport Orientamento. Dopo i campionati italiani sulla distanza long disputatisi la scorsa settimana a Monte Bondone vicino Trento, quest'oggi conosceremo chi saranno nelle categorie Elite, Junior e Master i campioni italiani sulla distanza sprint. Esatto, Emilia. Questa manifestazione, oltre a costituire un nuovo importante appuntamento del calendario federale del 2013, rappresenta un altro validissimo test per gli atleti azzurri in vista dei campionati europei e mondiali Elite e Junior che si svolgeranno in Lettonia. In previsione di questi due importanti impegni internazionali sarà quindi interessante ascoltare a fine gara le impressioni del tecnico azzurro Nicolò Corradini in merito alla composizione delle squadre che andranno in Lettonia. Adesso invece passiamo a conoscere i numeri di questi campionati italiani sprint. Ben 15 sono le società sportive che quest'oggi sono iscritte in rappresentanza di circa 80 atleti, tra i quali figurano anche 5 stranieri provenienti da nazioni europee come Danimarca, Francia, Slovenia ed Ungheria. In analogia a quanto abbiamo potuto assistere al Monte Bondone, questa presenza straniera è molto importante per il nostro movimento. Ciò vuol dire che il livello tecnico organizzativo delle nostre società sportive è di grande spessore. E visto che siamo in argomento, precisiamo che l'organizzazione di questo campionato è curata da Nicola Galvan, dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Asiago Sette Comuni, mentre la direzione tecnica è affidata a Silvio Del Colle. Il tracciamento dei percorsi gara degli atleti master, giovani ed elite maschili e femminili è invece curato da Roberto Manea, che andiamo ad ascoltare al microfono di Pietro Illarietti. È importante, Emilia, prima di sentire Pietro Manea, evidenziare che i percorsi sono leggermente diversi rispetto a quelli che sono stati affrontati nella distanza long. Le distanze cambiano, i tempi di percorrenza cambiano, quindi assisteremo ad una gara molto più veloce, molto più speditiva, quindi i concorrenti quasi li vedremo partire e quasi immediatamente raggiungere il punto di arrivo, una gara che dovrebbe durare quindi intorno ai 25 minuti, 30 minuti massimo per le donne. Roberto Manea è il tracciatore di questi campionati italiani in sprint. Quali sono le caratteristiche di una gara sulla breve distanza? Le caratteristiche principali è proprio il discorso della breve distanza, quindi un tempo ridotto che si aggira intorno ai 15-20 minuti per le categorie elite. E come caratteristiche tecniche direi che ci sono un sacco di battiture fatte con la motoslitta, oltre alla pista agonistica che troviamo qua in zona. Abbiamo battuto parecchie tracce. E ci sono dei livelli anche notevoli, a volte sempre da fare con gli sci ci vuole anche una buona tecnica e diventa abbastanza impegnativa, penso se siano, debbano trovare un qualcosa di molto impegnativo. Stefano, dopo aver ascoltato le parole del tracciatore Roberto Manea, cerchiamo di conoscere i dettagli tecnici del percorso maschile e femminile Elite, evidenziandone per ciascuno la lunghezza, il dislivello ed il numero dei punti di controllo che gli atleti dovranno individuare. Come proprio ho detto poco fa, quindi ci sono grosse differenze rispetto alla gara long, dove abbiamo assistito ad una performance di oltre un'ora, circa un'ora e venti da parte dei concorrenti. Comunque, come possiamo vedere adesso dalla cartina, le piste da sci sono ben riconoscibili in quanto rappresentate con un tratto continuo o tratteggiato di color verde. Il percorso degli uomini, ricavati su un'area priva di dislivello, quindi prevalentemente pianeggiante, ha una lunghezza di 3 km e 900 metri, lungo il quale sono stati posati 16 lanterne, che ricordiamo essere una bandierina cubica di colore bianco ed arancione, sulla quale è collocato un codice diverso da punto a punto.
punto e di una stazione di rilevamento elettronico che, venendo a contatto con il chip elettronico del concorrente, consente a quest'ultimo di certificare l'avvenuta individuazione del punto di controllo, che ricordo dovrà avvenire seguendo la corretta sequenza numerica, quindi dall'1 si va al 2, dal 2 al 3 e così via per tutti i successivi punti. Il percorso della categoria Elite femminile ha invece una lunghezza totale di 3.300 metri e 14 punti di controllo. Ricordiamo ai nostri telespettatori che i percorsi delle due categorie Elite sono diversi, anche se i criteri di tracciamento, come le scelte di percorso, le difficoltà, il fattore fortuna, comunque sia, sono comuni. Per completezza di informazioni, è bene evidenziare che la cartografia utilizzata in questa manifestazione ha una scala di 1 a 5.000, vuol dire che un centimetro sulla carta corrispondono a 50 metri sul terreno e che l'equidistanza, cioè la distanza verticale che esiste tra due curve di livello, in questo caso è di 5 metri. Quindi una cartina molto più dettagliata, molto più grande rispetto a quella utilizzata nella gara di orientamento sulla distanza long, che era di 1 a 15.000. Bene Stefano, siamo ritornati sulle piste da sci di Campolongo per seguire le partenze dei campionati italiani sprint di sci orientamento. A breve tutti i concorrenti, a secondo dell'orario di partenza a loro attribuiti dall'organizzazione, si posizioneranno sulla start line per prendere quindi il via a questa importante gara. È importante appunto evidenziare che per gli atleti appartenenti a categorie o fasce d'età diverse la partenza può avvenire allo stesso orario, mentre per gli atleti appartenenti alla stessa categoria il distacco invece previsto è di 3 minuti. Allora vediamo i primi concorrenti che si accingono a prendere il via e tra questi riconosciamo Stefano? Tra questi riconosciamo i big, gli elite, c'è Gabriele Cannella, c'è Marco Bezzi, ci stanno tanti altri atleti, Ella Jagare che in questo momento noi vediamo di spalle, vediamo anche Andrea Cipriani, quelli che saranno quindi i veri protagonisti di questa odierna competizione, un nuovo atleta. Il primo che vediamo è Francesco Corradini. Sta partendo adesso Samuele Tait del Gronlight Orienteering. Ecco Francesco Corradini con 523 del gruppo sportivo del Castello di Fiemme. Lucas Pathscheider del Terliner Orienteering. La figlia, Lia Pathscheider, che sarà una delle pretendenti al titolo sprint di quest'oggi. Altra ragazza da tenere sott'occhio, l'azzurra Stefania Corradini, che sta prendendo il via del gruppo sportivo del Castello di Fiemme. Alice Ventura, col 551, Unione Sportiva Lavazze. Sébastien Rousseau, gruppo orientistico CAI 30 ottobre. Samuele Cannella, uno dei papabili alla vittoria tra gli M20, gruppo orientistico del Montegino. Philip Meyer, Arnold Orienteering. Mattia Comina, gruppo sportivo del Montegino. Ed ecco una delle sicuramente pretendenti al titolo femminile, Elena Jager dell'Unione Sportiva Primiero, che prende il via. La segue con il 515 Federica Marchesin del gruppo orientistico CAI 30 ottobre e dietro di lei Stefania Monzorno dell'Unione Sportiva Lavazze, 552. Ed ecco il favorito, campione d'Italia sulla distanza long, anche un suo avversario Andrea Cipriani, ma torniamo proprio su Gabriele Cannella del gruppo sportivo Monteginer che con 502 prende in questo momento il via alla prova. Quindi torniamo su Andrea Cipriani del Panda Orienteering Valsugana. Ci stiamo portando quindi al termine dei partenti, riconosciamo Marco Bezzi del gruppo sportivo Monteginer, tracciatore ai campionati italiani long e quest'oggi atleta, ed infine Giordano Slanzi, un giovane veramente protagonista in tutte le manifestazioni, anche tra gli elite del gruppo sportivo Giner. Bene Stefano, tutti gli atleti sono sulle piste per affrontare le difficoltà tecniche dei 10 percorsi gara approntati dal tracciatore che ricordiamo essere diversi tra uomini e donne e tra le varie categorie giovanili, master ed elite.
Precisiamo, come già abbiamo detto, è importante sempre ricordarlo, che questa tipologia di gara prevede tempi di percorrenza molto contenuti rispetto alle distanze long e middle. Il tempo dei vincitori comunque si dovrebbe raggiungere per gli uomini intorno ai 30 minuti, per le donne invece intorno ai 25 minuti. Visto la breve durata di questa gara, cerchiamo di seguire i nostri atleti aprendo alcune finestre lungo i percorsi degli atleti e conoscere parziali su alcuni dei punti di controllo. Bene, siamo a circa 5 minuti dall'inizio, dalla partenza dei primi concorrenti, andiamo quindi a fare una prima fotografia sull'andamento gara dei giovani atleti uomini e donne della categoria MV20. Precisiamo innanzitutto che il percorso degli uomini ha una lunghezza di 3 km e 200 metri con 16 punti di controllo, mentre quello delle donne è di 2.800 metri con 13 punti di controllo. In campo maschile, al quarto punto di controllo, Philip Meyer del Hounold Orienteering Team mantiene saldamente la posizione di testa con il tempo di 4.59, con un solo secondo di vantaggio su Samuele Cannella del Monte Ginere e 2 minuti e 49 di vantaggio su Mattia Comina del Monte Ginere anch'esso. Tra le donne invece, sempre al punto numero 4, Alice Ventura e Lia Papscheider sono prime a pari merito, seguite a 6 secondi da Stefania Corradini. Anche per gli atleti elite maschili e femminili la gara è iniziata da qualche minuto, tanto che al punto di controllo numero 5 sembra i parziali ci diano una fotografia della prova a dir poco scontata. Dici bene Emilia, dopo i primi 5 punti dei 16 previsti, il riscontro cronometrico degli uomini ci consegna una classifica provvisoria che vede Gabriele Cannella al comando con il tempo di 4 minuti e 8 secondi, tallonato a 9 secondi e a 16 secondi rispettivamente dallo junior Giordano Slanzi e da Andrea Cipriani. Tra le donne una irrefrenabile Elena Jager è al comando della gara, come anche nei precedenti 4 punti, seguito con un distacco di 2 minuti e 28 da Stefania Monzorno e con un distacco molto più ampio invece da Federica Marchesin. E mentre gli atleti marciano verso i successivi controlli, è importante evidenziare come uno sport come l'orienteering, che fa dei boschi il suo palcoscenico, abbia anche in questa occasione saputo destare tanto interesse nei confronti degli amministratori dell'altopiano di Asiago. E allora? Luigi Martello, vicepresidente del Consorzio Turistico di Asiago, dà il benvenuto a questi campionati italiani sci sprint di orienteering. Certamente un benvenuto da parte mia, del Comune di Roana che rappresento in prima persona e del Consorzio Turistico che rappresenta in questa sede il territorio intero. Una manifestazione nuova che non conoscevamo, o meglio non conoscevamo nella sua eccezione invernale, in quanto lo sport dell'orientamento è già da molto tempo frequente in altopiano, però non avevo mai visto questa disciplina dello sci orientamento. Anche questa è chiaramente molto interessante, si presta molto bene nelle nostre zone, nei nostri territori, in modo particolare in un luogo come il centro fondo di Campolongo, che è sicuramente una perla da questo punto di vista. Ecco, oggi siamo stati anche fortunati, il tempo ci ha accompagnato, una grande neve. E la neve è molto bella, qui è un posto che dà sempre garanzia da questo punto di vista, siamo in una quota sufficientemente elevata, è una conca particolare sempre ben innevata e ha uno sviluppo morfologico molto molto interessante, quindi anche molto tecnico per chi piace appunto lo sci nordico. Dalle immagini degli atleti elite siamo nuovamente tornati su quelle dei giovani atleti junior, che anche oggi, dopo gli italiani sulla distanza long della scorsa settimana, sono sotto l'occhio vigile del tecnico azzurro Niccolò Corradini. Certamente Emilia, quindi molto avvincente la gara di oggi. In campo maschile, al punto di controllo 10, Samuele Cannella mantiene salda la prima posizione con il tempo di 14 minuti e 29 secondi, seguiti al secondo posto da artefice poi peraltro di una magistrale rimonta da Mattia Comina, al terzo posto Philip Meyer, vittima di un grave errore proprio al punto di controllo 10 che gli sono costati una perdita di oltre 5 minuti. Tra le donne invece al punto di controllo 8 Alice Ventura mantiene saldamente la posizione di testa con il tempo di 9.25 su una Stefania Corradini in grande rimonta già dal sesto punto di controllo. Chiude al terzo posto provvisorio Lia Papscheider del Terliner Orienteering. Dopo oltre 15 minuti di gara tra le categorie elite sembrano registrarsi dei colpi di scena, Stefano. Esatto Emilia, per gli uomini e le donne siamo al punto di controllo 10 e a guidare la prova maschile ci ha sorpresa il giovanissimo Giordano Slanzi in vantaggio di ben 2 secondi su Andrea
Cipriani e addirittura di ben 1 minuto e 42 secondi su un forse un poco lucido e probabilmente stanco Gabriele Cannella. Tra le donne invece Elena Jäger è sempre prima con il tempo di 16:06, seguita da Stefania Monsorno e da Federica Marchesin, che mantiene saldamente la sua terza posizione. Strano vedere un Cannella un po' appannato, forse un po' appagato del risultato della scorsa settimana, ma forse anche un po' concentrato su quello che sarà l'impegno internazionale della prossima settimana in Lettonia. E mentre arrivano gli atleti master, la graduatoria si è già delineata, Stefano. Tra le donne, terza Lia Pathscheider, Terlaner Oriente Ring, Stefania Corradini, seconda GS Castello di Fiemme, prima Ventura Alice, Unione Sportiva Lavazzero ASD. Esatto, Emilia. Insomma, abbiamo già delineato quella che è stata la classifica finale femminile. Vediamo ancora arrivare dei master. Riconosciamo Anna Maria Riva con il 533, e segue Anna Setran con il 534. E seguiamo adesso l'arrivo anche di quelli che sono gli elite, gli M20, cioè gli uomini della categoria M20. La graduatoria comunque sia ci offre questa classifica finale. Al terzo posto è Meyer Philipp del Hunold Orienteering, seguito al secondo posto da Mattia Comini, che adesso vediamo in schermo, e vincitore di questi campionati italiani sulla distanza sprint nella categoria M20 è Samuele Cannella del gruppo sportivo Monte Giner, che vediamo adesso raggiungere l'arrivo vittorioso e meritato. Stefano, ancora pochissimi minuti di gara e anche gli atleti elite stanno per portare a conclusione la loro prova. Siamo infatti sull'ultimo punto, e più precisamente al 15° e cerchiamo di capire come stanno le cose. Gli ultimi punti di controllo sembrano ancora una volta regalarci delle sorprese, soprattutto nelle posizioni di testa della gara maschile. Andrea Cipriani, Panda Orienteering, supera il giovane Giordano Slanzi del Monte Giner, mantenendo un vantaggio di 23 secondi. Segue al terzo posto invece Gabriele Cannella, che sembra ormai attestarsi a questa posizione. La testa della gara femminile vede sempre al primo posto Elena Jäger dell'US Primero, seguita appunto dalla Stefania Monsorno dell'US Lavazze, e comunque che è riuscita a mantenere, a amministrare il vantaggio su Federica Marchesin. Solo pochi metri distanziano infatti l'ultimo controllo con l'arrivo e gli atleti elite iniziano a far capolino sul corridoio finale, Stefano. Sì, in effetti le gerarchie acquisite nell'ultimo punto di controllo non lasciano certamente dubbi su quelli che saranno gli esiti finali di questo campionato italiano sprint di sci orientamento. Tanto che tra gli uomini a tagliare il traguardo tra i master, ecco, intanto vediamo giungere al traguardo la prima delle donne, che è appunto Elena Jäger. Quindi Elena Jäger si laurea anche sulla distanza sprint, campionessa d'Italia 2013. Seguono due atlete master, Brunella Grinolli e dietro Alberto Cannella. Vediamo adesso chi spunta tra gli uomini. Ed ecco il primo classificato degli uomini di quest'anno, Andrea Cipriani, un grande atleta, primo classificato, Panda Orienteering Valsugana, vince questo campionato italiano sprint. La segue una master, Licia Kalkic della Besanese, un atleta che noi incontriamo su quasi tutti i campi di gara. Sta arrivando la seconda classificata delle donne, la bravissima Stefania Monsorno dell'Unione Sportiva Lavazze, che metterà alle spalle Federica Marchesin al terzo posto, mentre qui adesso vediamo arrivare il primo classificato della categoria M17, Francesco Corradini, quindi anche lui campione italiano. A seguire il secondo classificato tra gli uomini, Giordano Slanzi, come detto un ragazzo dalle grandi risorse, gruppo sportivo Monte Giner. Klaus De Paola del Terlaner Orienteering, ed ecco il terzo classificato, Gabriele Cannella,
25 minuti e 2 secondi del gruppo sportivo Monteginer. Ma sembra a fianco a lui c'è un giudice di gara che gli sta verificando il chip. Infatti le graduatorie ufficiali che ci portano a conoscenza di una notizia che è davvero, davvero eclatante. Il pluricampione italiano Gabriele Cannella risulta mancante una punzonatura e per questo è scattata la squalifica, vero Stefano? Colpo di scena, è vero. Quindi questo che cosa vuol dire? Che con la squalifica di Cannella, Bezzi è quarto e terzo classificato. Stefano, con l'arrivo degli ultimi concorrenti e la squalifica di Gabriele Cannella, andiamo a seguire la premiazione finale effettuata dal direttore della manifestazione Nicola Galvan. Ed ecco in posa sul podio. Ancora vediamo qualche atleta che sta giungendo, arriva e stanno scaricando quello che è il chip elettronico per poter definitivamente stilare la graduatoria finale. Credo che i concorrenti siano tutti arrivati, infatti vedremo adesso la premiazione. Ed ecco, vediamo il podio maschile, ricordiamo quindi che al terzo posto è arrivato Marco Bezzi del GS Monteginer, al secondo Giordano Slanzi, GS Monteginer, al primo invece Andrea Cipriani del Panda Orientering Valsugana. Saranno a vedere il podio maschile senza la presenza del più blasonato atleta italiano dello sci orientamento. Lo sport è anche questo, sono sicuro che Gabriele, da serio professionista qual è, abbia accettato senza problemi questa squalifica. Passiamo adesso a seguire le fasi della premiazione femminile. Al terzo posto si classifica Federica Marchesin del gruppo orientamento CAI 30 ottobre, al secondo Stefania Monsorno dell'US Lavazze e al primo posto la bravissima Elena Lager. Ebbene, su questa meravigliosa immagine dell'arrivo di Elena Jager e di Andrea Cipriani, campioni d'Italia 2013, andiamo a vedere le graduatorie molto velocemente. Andrea Cipriani si laurea campione d'Italia, come già detto, Giordano Slanzi al secondo, Marco Bezzi al terzo. Tra le donne la campionessa invece è Elena Jager e Stefania Monsorno, Federica Marchesin. E ora sentiamo le interviste dei primi classificati e del tecnico della nazionale di sci orientamento Niccolò Corradini. Andrea Cipriani del Panda Orientering Valsugana, a sorpresa il nuovo campione italiano sprint di sci orientamento. Sì, un po' a sorpresa perché come dicevo Gabriele Cannella è l'atleta di punta della nazionale e è un po' imbattibile, fortuna oggi ha commesso un errore ed è stato squalificato, per fortuna di noi comuni rispetto a lui. Nonostante tu sia un atleta d'esperienza, è il tuo primo titolo italiano sugli sci. Sì, sci orientamento sfortunatamente non ero mai riuscito a vincere, che ormai sono molti anni che lo pratico. Però ho sempre avuto qualche campione, come in questo caso, che non aveva mai commesso errori fino adesso. E perché nella mountain bike ho già avuto altri titoli italiani, sia nelle varie lunghezze, mentre nello sci non ero mai riuscito in nessun tipo di lunghezza, neanche nelle staffette. E anche per te un bis importante, voluto, insomma, quando compare il tuo nome nell'elenco degli iscritti, le avversarie non dovrebbero neanche partecipare. Vabbè, non esageriamo adesso. Chissà, come ho sempre detto, è sempre un punto di domanda all'orientamento, però sì, è andata bene e non abbiamo che noi tirato a tutta avendo in prossimità delle prossime gare, quindi è stata divertente. Dopo aver ascoltato la voce dei vincitori andiamo adesso a sentire quella del tecnico della nazionale di sci orientamento Niccolò Corradini, il quale alla luce degli imminenti campionati europei e mondiali Elite Junior in Lettonia ci potrebbe dare qualche indicazione sulle convocazioni che seguiranno. Niccolò Corradini è il commissario tecnico della nazionale, oggi qui ad Asiago un importante test per i suoi azzurri. Sì, diciamo che questa gara sprint è stata molto indicativa e molto bella, tecnicamente valida, una gara molto veloce che ci ha fatto vedere, diciamo, le capacità di velocità dei nostri giovani. È una bella sorpresa in M17, nella 20 le ragazze sono molto vicine, quindi sono le tre che portiamo ai mondiali junior e speriamo di tornare con delle soddisfazioni. Ecco, un blocco compatto, quindi si parte per la Lettonia, avversari, aspettative? Sì, partiamo domani, logicamente gli avversari sono quelli di sempre, Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, in più ci sono gli svizzeri che non scherzano, si sono migliorati tantissimo loro,
Noi abbiamo questi junior che sono contati, perché abbiamo 3 uomini e 3 donne, sono giusti, sono migliorati secondo me, e andiamo là sperando di ottenere un bel risultato. Soprattutto spero la staffetta. La preparazione è stata lunga e accurata, siete passati dagli stage in Scandinavia, poi tutte le tappe internazionali dello Skio Tour. Sì, siamo partiti molto lontani, siamo partiti a giugno, abbiamo fatto la preparazione a secco, le gare di corsa, l'autunno più ski roll, siamo stati in Finlandia, abbiamo fatto lo Skio Tour, siamo stati in Austria, ne abbiamo fatto di allenamento. Adesso è solo riuscire a concretizzare nel momento giusto, riuscire a fare quello che siamo capaci di fare, ecco. È la cosa più difficile forse, perché poi i nostri giovani arrivano all'evento internazionale, sono un po' agitati, così. Comunque sono abbastanza fiducioso, insomma. Io spero che torniamo dalla Lettonia con delle soddisfazioni. Allora Stefano, come abbiamo già detto, questi campionati italiani sulla distanza sprint hanno visto l'impegno di un comitato organizzatore composto da molti volontari, tecnici e dirigenti societari, e tra questi si evidenzia Nicola Galvan. Certamente Emilia, manifestazioni sportive di questo genere richiedono molta competenza ed impegno, ed oggi il lavoro portato avanti da Galvan con l'ausilio di tanti volontari è stato eccellente. Ed allora dai microfoni dell'addetto stampa della Federazione Pietro Illarietti andiamo a sentire proprio l'intervista realizzata con Nicola Galvan. Nicola Galvan, organizzatore e presidente dello Ski Club Orientini Casiago, per voi quale bilancio? Un bilancio positivo, in quanto come Ski Orienteering Club di Orienteering siamo riusciti a promuovere lo Ski Orienteering sull'altopiano e a coinvolgere volontari e associazioni nell'organizzazione. Ecco, state portando avanti un lavoro sul territorio con le scuole e anche l'agonismo. Certo, abbiamo un'attività promozionale legata allo sci orientamento d'inverno, alla corsa orientamento d'estate, con le scuole e anche con le associazioni sportive locali. È nata ancora come attività 2 anni fa, al sorgere dell'associazione, adesso anno dopo anno si sta sempre più radicando sul territorio. Con questi campionati di sci orientamento mettete quindi un altro tassello in quella che è la vostra attività. Certo, l'attività si sta evolvendo anno dopo anno, in vista dei mondiali assoluti del 2014, dove conteremo di promuovere e diffondere l'attività dell'orienteering nelle scuole dell'altopiano. Qui un vincitore a sorpresa oggi che è Cipriani, e una conferma che è Elena Jäger. Certo, i 2 elite di punta italiani che si confermano anche nella sprint di oggi. Uno sci orienteering che non si propone solo uno sviluppo agonistico ma anche turistico del territorio. Certo, abbinata all'attività agonistica dello sci orientamento, siamo venuti a contatto e quindi ci siamo inseriti nell'attività proposta dai centri fondo stessi, quindi rivolto anche ai turisti e a quanti frequentano le passeggiate sulla neve. Un'attività che è stata possibile grazie anche a quanti seguono le piste, tracciano, rilevano, posano i punti, e quindi tutto un insieme di volontari e di tecnici federali e dell'associazione. E sulle più belle immagini di questi campionati italiani sprint di sci orientamento andiamo a salutare i telespettatori che oggi hanno seguito questa importante gara del calendario nazionale della Federazione Italiana Sport Orientamento, e ricordiamo quali saranno i futuri impegni televisivi programmati su Rai Sport. Nei mesi di aprile, giugno e settembre ci saranno i campionati italiani sprint e middle e long di corsa d'orientamento, rispettivamente a Subiaco, Carrega e Aprica vicino Sondrio. Successivamente ci saranno i mondiali master in Piemonte nel mese di ottobre e la 5 giorni d'Italia a Rovegno in Liguria. È importante infine evidenziare anche la prova del trofeo delle regioni a Saracena in Calabria. Lo spazio a nostra disposizione è terminato, un grazie da Emilia De Simone e Stefano Mappa, al quale diamo appuntamento ad una prossima gara. Buona serata e buon proseguimento su Rai Sport.